numero 9 di Sorichittu con Francesco Caria. Sorichittu a luglio nella Lupa. Ucali con Rocco Betti si avvicina in questo momento. Momento di sunto con Sebastiano Murtas. Sorghitto, Ucali e Sunto già dentro i canapi. Il momento di entrare della grigia Tonina con Mattia Chiavassa. Due cavalli grigi in questa batteria che sono il numero 33 di Tonina e 35 di Chiarida De Marchesana. Entra anche il numero 18 di Ugar con Alessio Vincoletto e di rincorsa Porto Alabe con Alessandro Scherzosimo. Sorighittu nella parte bassa, quindi accanto a lui c'è il 27 di Ucali, quindi Sunto che ora è più indietro rispetto agli altri, Tonina e Chiarida De Marchesana, le due grigie. Ecco Porto Alabe che ancora non fa il suo ingresso, c'è Sunto che è di fatto al secondo canape con Sebastiano Murtas. Vediamo se Sunto trova posizione, si la trova, ecco Porto Alabe che si rimette allora nella direzione con la testa verso il Verrocchino, vediamo se la mossa in questo momento sta maturando. Sì, e la mossa è subito valida con il numero 3 di Sunto che parte molto bene, quindi all'esterno il 18 di Ugar con Alessio Vincoletto, Sunto Ugar, quindi Chiarida De Marchesana in terza posizione che all'interno si porta l'attacco della seconda posizione, ma resiste ancora in testa Assunto, quindi ancora Ugar e Alessio Vincoletto che in questo momento si porta l'attacco del battistrada Assunto. Alessio Vincoletto ha rotto l'indugi e con Ugar si è portato in testa. Assunto ha fatto il suo bel giro al galoppo, molto bene Assunto. In questo momento Ugar si porta ad affrontare la seconda curva di San Martino, quindi Assunto e tutti gli altri. Ancora Alessio Vincoletto con Ugar che continua a spingere molto forte, in questo momento prova un buon galoppo anche il numero 9 di Sorighittu con Francesco Caria che è in seconda posizione. Ugar e Sorighittu, ma molto distante appunto Sorighittu con Caria, quindi c'è Chiarida De Martonina in terza posizione, quindi tutti gli altri. Ugar va a vincere questa batteria con Alessio Vincoletto. Bene, Ugar